si ritrova due persone completamente strane. Da oggi io sono tuo padre, tua madre. Beh, dunque, intanto io sono uno psicologo dello sviluppo. Lo psicologo dello sviluppo è uno psicologo che si interessa di studiare lo sviluppo dell'essere umano, dalla nascita fino alla morte, no? Allora, da questo punto di vista, il diventare genitori viene considerato una fase dello sviluppo, un momento dello sviluppo, no? Che deve essere preparato da momenti, da fasi precedenti. Solo in questo modo si riesce a capire bene perché alcuni uomini, alcune donne arrivano a diventare padri e madri in un modo piuttosto che in un altro modo. Questa è una considerazione che deve essere fatta sia per la paternità e la maternità biologica, sia per quella, diciamo così, di adozione. Ora, la domanda che lei mi fa è una domanda che riguarda propriamente il bambino adottato. Ecco, è evidente che questa considerazione non può essere fatta in maniera generica, perché le esperienze alle spalle sono così, possono essere così diverse, e quello che racconta il film sono esperienze veramente molto 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 pesanti, molto dure, e quindi porta necessariamente un iniziale sentimento di paura verso di tutto quello, di rabbia e di sfiducia nei confronti di tutto quello degli adulti che